Guai per Angela Chianello. Il successo è la firma di un contratto. Angela Chianello è divenuta famosa al mondo dello showbiz quando l'estate appena trascorsa veniva intervistata da una giornalista di Barbara D'Urso. La signora di Mondello, in quel momento in spiaggia, aveva dichiarato la frase, diventata oggetto di critiche e tormentoni, «Non ce n'è Covid». A seguito di queste parole, la donna è stata bersaglio di minacce da parte del popolo del web. Angela, a questo punto, ha chiesto alla conduttrice di punta Mediaset di mostrare il video integrale dell'intervista, dimostrando così che lo spezzone incriminato, ovvero quello dove dichiarava che non ce n'era Covid, era stato decontestualizzato. In realtà la protagonista in questione, vedendo il vero montaggio del video, voleva dire ben altro. Da questo momento in poi la scalata al successo è stata breve. La D'Urso ha invitato la Chianello in collegamento telefonico nei suoi contenitori e dove la stessa aveva dichiarato di aver avuto una vita drammatica. A seguito della morte di un figlio ha iniziato a rubare e per questo ha scontato gli arresti domiciliari. Le sue parole sconvolgono ma allo stesso tempo la fanno diventare il nuovo fenomeno del web. Tutti la acclamano come una star e di conseguenza anche i suoi follower crescono in maniera paurosa. Pochi giorni fa, giorni nei quali siamo in piena pandemia e dove le regioni sono state divise in colori per l'emergenza coronavirus e dove nessuno può uscire di casa senza l'uso della mascherina, Angela Chianello ha girato un video della sua nuova canzone non rispettando le normative che prevedono l'uso della mascherina e il distanziamento sociale. La canzone Non ce n'è Covid sta spopolando, arrivando a raggiungere in pochissimo tempo la bellezza di 600.000 visualizzazioni. Nella clip musicale in questione si può benissimo vedere che Angela Chianello, la protagonista, è al centro della scena e accanto a lei una ventina di persone che ballano e cantano, gente comune della porta accanto. Dopo la pubblicazione di questo video, il popolo del web si è indignato, soprattutto perché in un momento come questo, di pandemia, la stessa non ha seguito le norme anti-Covid. Infatti è stata oggetto di numerosi insulti. Ma ecco che sui social poche ore fa, Angela Chianello stipula un contratto con Lele Mora. A quanto pare la donna siciliana ha firmato un accordo di rappresentanza con il manager in questione. Lui infatti ha precisato di non essere il suo agente, asserendo di volerla sostenere. Ecco infatti le sue parole. Nella vita tutti hanno bisogno di un po' di visibilità, tutti. Credo che lei abbia sofferto tanto, un minuto di visibilità va dato a tutti, anche Angela che ha sofferto tanto nella vita. Se ha un po' di pubblicità, se lo merita e basta. Se è vero che sono il suo agente? No, io non sono l'agente di Angela da Mondello, sono altre persone. Io sono quello che ha provveduto insieme ad altre persone, ad Antonino e al suo musicista, a fare quel pezzo. Ma non è tutto perché l'aver cantato una canzone sulla spiaggia e senza le dovute precauzioni è costato ad Angela Chianello anche una multa salata, ma non solo, anche l'indignazione da parte di alcuni veri artisti della musica italiana, come Herman Meta. Lo stesso ha espresso tutta la sua amarezza con un messaggio su Twitter, lasciando chiaramente intendere come la musica sia finita nelle mani di fenomeni che nulla hanno a che fare con essa. Inoltre, sempre in queste ore, lo stesso sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, ha espresso delle parole che non lasciano spazio all'immaginazione. La volgarità è tale che rischi di usare parole ancora più volgari del comportamento di questa signora. Secondo voi, la colpa è di Angela Chianello oppure di chi la sostiene e fa crescere i suoi follower? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!